Ho pensato che per entrare meglio nel clima alla Misfits dirò anche quelle cose forse un pochino più secche del normale. Chiara, basta mandarmi roba di Zombie Lane perché Zombie Lane mi fa... è un gioco idiota, finisco subito l'energia, non riesco mai a fare niente, mi vanno male le frasi. Suggerimenti di lettura. Basta. Infatti il sottotitolo La Fede legge il cazzo che gli dire al cazzo di leggere. Salvami, Barry! Piace Nathan. So che facci. Io sospettavo all'inizio che sarebbe, dicevo, ma che cosa curiosa, noto degli strani parallelismi, però, Tre ma cosa? Nathan e qualcun altro. È arrivato Simon 2, quindi vabbè, cioè, gli altri chi ci sono, chi è che c'è? No, Chi? allora no, ricominciamo. Ciao, my darling. Hi, geek. Mi chiamo Federica e sono drogata di Misfits. Ciao Federica, io sono Alicia e anche io sono drogata di Misfits. Ciao, Alicia. Se sei qui, con ogni probabilità hai bisogno di aiuto per sopravvivere fino alla terza stagione di Misfits. Noi ti capiamo, perché ad oggi è l'alba, sono le 3:07 del 28 marzo, noi abbiamo visto tutto quello che esiste su pellicola di Misfits, tutti i video su YouTube, tutto! E visto che a quanto pare si mettono a girare la terza a maggio, le longa, quindi è meglio che ci aiutiamo tra di noi per arrivare fino ad allora. Se ancora non sai cosa sia Misfits, bazza, perché sei in tempo per riprendere tutto. Proprio in tempo, in In tempo, tempo. giusto, giusto per la terza stagione. Anzi, kiss your social life goodbye per 3 giorni, non più di così. Ti spari tutto Misfits e così sei in pari. Si tratta di una serie con temi forse un po' controversi. Insomma, non ci si fa problemi di sesso, droga, violenza, parolacce. Qualunque altra cosa che possa generare polemiche ti possa venire in mente. Che se possibile è molto inusuale qui in Gran Bretagna perché hanno un organo di controllo. No, così suona molto Così male, suona però male. politiche sui media per la protezione, su appunto I contenuti messaggi, i contenuti e quant'altro, insomma, è violenti o comunque molto è molto preciso. molto stretta, molto molto dura. E adesso anche qui io spero che non ci siano Ah minorenni no, alla ecco, visione. fermi. Allora, se non hai visto Misfits, anche qua, aspetta, guardati Misfits e poi, eventualmente, se proprio ti va, proprio non hai nient'altro di meglio da fare, guarda questo video in cui noi ne parliamo, perché, visto che questo è un gruppo di autoaiuto, noi parleremo molto apertamente di tutto quello che succede nelle prime due serie di Misfits e nello speciale di Natale. Mi sembra che ci siano parecchi motherfucker. Che nel linguaggio inglese è la parola peggiore da usare mai in televisione. No. C'è pur da dire che però l'insulto peggiore di tutti, che anche lì piove, aiosa, twat. Un motherfucker è considerato peggio. Ho visto che lo traducono con idiota, twat non è idiota, è molto... Quindi in generale, cioè se ti capiti di passare in Inghilterra, non pensare che dai a uno del twat e gli stai dando gli idiota, perché quello t'accoltella, con Puoi ogni mettere la probabilità. buccia e sta C'è gente che ci bene. morre. C'è gente che ci muore. Cioè, qua c'è una forza differenza tra tipo le 8 di sera e le 10 di sera, che è quello che chiamano watershed. E 10 di sera è più blando, ma anche quella parte blanda, tipo, non ci dovrebbero essere scene troppo esplicite, tipo, non vedremmo, non si dovrebbe mai, per carità, è un peccato, ma non si dovrebbe mai vedere una testa di Simon che nasce dalle cosce di Alicia. Noi siamo molto chiaramente schierate. C'è una cosa da dire sul rapporto tra me e Alicia. Non scegliamo mai lo stesso uomo. Neanche volendo. No. Cioè, io posso trovarmi a dire, come in questo caso, che quello che piace a lei... Ah, beh, dai, mica male. Però non mi smuove. Perché secondo te a me chi piacerà mai? A me piace Nathan. Mentre naturalmente... Piace Simon. Ma c'è da dire, a mia discolpa, che non sono così fico come uno. Panty sniffer. Non sono così leggera come uno potrebbe pensare. Sei arrivata alla seconda stagione e hai visto tutto il ben di Dio che c'è là sotto. Quindi, aspetta, mica sono scema. No, ci sono delle curiose anomalie che si sono presentate nel momento in cui veniva fuori la parte Per peggio. sintetizzare, lei e Simon pensano allo stesso identico modo. Pure su come fa sparire i cadaveri. Quindi, per esempio, appena Simon prende la carta di credito dal portafoglio del primo social worker, il suo commento è stato: però adesso bisogna che gli compri un biglietto aereo a nome suo. Tac! Alicia ragiona quindi Come un serial come killer. un blooming serial killer in divenire. Congratulazioni! Io mi farò arrestare per un pick and mix. Siamo state sui luoghi che
vedono registrare i Misfits. Ovviamente, cioè non potevamo farne a meno. Siamo qua. Che fai? Abbiamo un equino. L'equino è per noi il nome in codice di un veicolo. E quindi siamo andate a vedere dove lo filmano. Ti metteremo così, se per caso mai, ti mettiamo l'indirizzo, la mappetta di Google, magari possiamo metterci. Ma guarda che non è un posto turistico, non deve essere facile da raggiungere senza equino. No, senza equino non è facile, non credo che ci siano granché i mezzi. Ed ovviamente la geografia è molto diversa da quella che si vede durante la serie. Insomma, il posto è molto molto isolato e chiaramente è molto facile da transennare quando ci sia il film in atto. C'è una grossa differenza, se lei mi concede esempio. Ma scherza, collega. Una cosa che ha fatto molto bene a Misfits e molto male a Pretty Little Liars è che li ho visti tipo la stessa sera, sì, una sera di differenza. E quindi ovviamente quello che esaltava uno buttava ancora più giù l'altro. Nello specifico, la prima cosa che si nota pesa è che gli attori inglesi hanno tutto un altro approccio alla loro parte, alle loro battute, alla credibilità che il loro personaggio deve avere. E questi spaccano un po' come i passi. Secondo me, soprattutto in Pretty Little Liars, sembrano tutti ripresi sul set del loro book per la modeling agency. E onestamente a me fa venire un po' il latte alle ginocchia. Ma no, questi sono bravi e non deve essere per niente facile, perché comunque tutte appunto le scene pese. Vogliamo parlare del sesso con l'83enne? Io ne parlerei. Tutte queste scene sono qui intorno. Sono effettivamente, cioè si vede che non ha... Come dire? Sono un po' così come mamma li ha fatti. Con 20 persone di cui intorno ogni volta, cioè non le vediamo, ma è così. Quindi secondo me non è facile per niente. No. Avevamo azzeccato all'inizio della seconda come sarebbe uscito Nathan dalla bara. Perché effettivamente era abbastanza, no? Sì. Era abbastanza evidente. E a sentire gli attori, nella pausa tra la prima e la seconda serie, quando i fan li fermavano, il 75% di quelli che davano la loro idea su come si sarebbe risolto il problema di Nathan immortale sepolto ci azzeccavano, quindi ok. Non mi dispiace in questo senso quando Misfits è, virgolette, prevedibile, perché come al solito l'originalità giace altrove, secondo me, in questa serie qui. Quando ho cominciato a vederla, dopo tantissimi suggerimenti in merito, mi era stato detto non prenderla come un nuovo Heroes. Heroes io non sono mai riuscita a subirne più di mezzo episodio. Questo è proprio tutta un'altra cosa. E adesso io non vedo l'ora di capire questa faccenda del rinegoziarsi i poteri. Cioè abbiamo una teoria. Francamente, sì, abbiamo una teoria. Francamente a me piacerebbe che Nathan continuasse a rimanere immortale, perché sta faccenda che lui muoia ogni settimana a me piace moltissimo. Questa settimana non sono ancora morta. È giovedì. Noi abbiamo una teoria su perché Simon 2 può toccare Alicia. Oddio, era sul toccare Alicia, in realtà era sul fatto che... Era in generale. Cioè, era sul toccare Alicia e quindi di conseguenza. Visto che adesso devono presumibilmente prenderanno degli altri poteri, eventualmente scegliendone di diversi da quelli con cui partivano. Allora abbiamo pensato, ma Simon 2, se avesse potuto diventare invisibile... probabilmente non avrebbe fatto tutta quella fatica di trovarsi la tuta nera e fare parkour in giro per South East London. In più può toccare Alicia. E tant'è che Simon 2, quando c'è, non diventa mai invisibile. Allora, forse lui potrebbe prendere un altro potere per cui diventa, come si dice, in modo che non subisca i poteri degli altri. Sto pensando se Kelly l'ha mai sentito pensare, no? Sono mai stati abbastanza vicini perché Kelly lo sentisse? Sì, quando tipo ha gettato le peanuts era vicino. Sì, però se Kelly non ci pensa non le viene da... cioè non si sente di solito i pensieri di chiunque, quindi non so, potrebbe non essere troppo indicativo, però questa era la nostra idea. Però della gang, quando è successo lì, erano già nella fase in cui dobbiamo scoprire chi è questo, dobbiamo fargli capire è che... È vero, forse Kelly... Got shit on his bed, bla bla bla. Quindi... quindi forse avrebbe... Ah, Nathan! Quindi sarebbe stata quantomeno attuned a capire che cosa... Forse sì. Sarebbe un peccato se perdessimo il potere di Curtis. Perché c'è quello potere molto utile, insomma... C'è da dire che è problematico il fatto che non lo sappia controllare. E c'è anche da dire che una delle cose che a me aveva stupito è quando sono tornati a riprendersi il potere, all'inizio dicono no, quello l'ho rivenduto. Ma che non è così, cioè, non è sto Woody della Madonna, non puoi neanche gestirlo quando vuoi, cioè cosa cazzo, vabbè. Chissà, ma l'immortalità l'hanno rivenduta, no? Ma no, teoricamente lui aveva detto che l'unico rivenduto era quello di Curtis, okay. Ma sembrava un po' la battutona, e tant'è che quando sono tornati con il cassonetto di soldi,
ragazzi, però le valigie, le 24 ore, cioè la gente fa gli scambi apposta. Secondo voi perché non fa gli scambi con gli armadietti degli spogliatoi? Ci sarà una ragione dietro, no? Che proprio non si nota poi. Ma no, no. Siamo in 5 con delle tute arancioni e un armadietto pieno di soldi. Visto che questo è il primo video della serie su Misfits, come al solito, come è successo con Fringe, se vuoi darci delle idee, insomma, esattamente su cosa focalizzare futuri video del genere, se non ne vuoi vedere mai più, faccelo sapere, scrivicelo in un commento. Qui sotto? Qui sotto. Mi sento mezzo, però. In realtà, ad oggi, noi siamo andate sui luoghi di Misfits solo di notte. E tra l'altro, adesso, questa sembrerà uno spaccato di vita vero. C'è un parchetto di fianco al community, se no. E insomma, era tardi, saranno state le 2-3 di mattina. C'erano coppie di scambisti, ma a parte questo. Non erano scambisti, erano così, erano felicemente infrattati. In altre faccende affaccendati. Però c'era quella curiosa luminosità che c'è spesso la notte a Londra, quando l'inquinamento luminoso è tale e tanto per cui non importa quanto sia buio il cielo sopra, c'è sempre questa fosforescenza marroncina e quindi si vedono bene le sagome sull'orizzonte. Il nostro orizzonte era limitato da una piccola collinetta. Io te lo giuro, su suddetta collinetta è spuntato un cavallo. Ma non un pony, un cavallo. Che brucava quella. Sì. Aveva addosso il morso e la copertina, quindi secondo me non era abbandonato a se stesso e c'era effettivamente un recinto. Però è stato quel tocco di surreale, un po' Samuel Beckett, che io personalmente ho apprezzato tanto. Quindi grazie universo per avermi fatto incontrare un cavallo sul set di Misfits. Comunque, visto che non ha l'aria di quel quartierino dove puoi tranquillamente passeggiare, avremmo intenzione di tornarci eventualmente di giorno e chissà, magari il prossimo video di autoaiuto sulla Misfits Addiction potrebbe essere al community center. Ah, secondo me sarebbe discretamente figo. Fico. Se non sei d'accordo, come al solito, faccelo sapere. E con questo direi che possiamo concludere il primo. Leita! Se sei arrivato fin qua, sei il nostro eroe. Ci leita da! Tua! Forse possiamo cominciare con Hey Twat, no, qua ci ammazzano.